Benvenuti ragazzi per questa intervista con Nando Popu dei Suzan System. Allora Nando, come nasce la passione per la musica e in generale il gruppo dei Suzan System? Ma nasce da un amore per la musica condiviso da un gruppo di ragazzi che alla fine degli anni 80 si conoscono, crescono anche, diciamo, in un Salento che in quel periodo era afflitto da problematiche serie tipo l'avvento, la nascita della Sacra Coronita, per cui diciamo da queste spinte sociali e dall'amore per la musica ci ritroviamo a fare reggae, a cantare nelle campagne salentine. Campagne salentine che evocano in noi, anche diciamo, attraverso il dialetto, il piacere di cantare delle vecchie storie che fanno parte della cultura anche magno-greca. Quindi ecco perché poi arriviamo a un certo punto a comporre brani come Le radici catieni, in cui si mischia il ritmo giamaicano con il dialetto salentino, radicate gli messapi, quelli greci e gli bizantini. Diciamo, quella canzone è un po' il sunto della nostra esperienza canora, che segna l'inizio, quindi la nascita della nostra esperienza, protesa, diciamo, proiettata verso il futuro attraverso l'utilizzo di una musica moderna come il ragamuffin, quindi elettronico, nato dal reggae ma elettronico, ma contenitore, contenitrice anche di un'esperienza ancestrale e millenaria che ha pregnato il Mediterraneo e da cui noi abbiamo attinto tantissimo. Allora, abbiamo parlato di ragamuffin e la nostra domanda è: ma com'è possibile che dal Salento degli anni 90 agli anni 80 questa musica, questa passione si sia poi espansa in tutto il mondo? Beh, la musica insegna a noi sapiens a viaggiare. Tu pensa un attimo, no? Per esempio, negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti nascono, diciamo, le ultime discipline, gli ultimi brand musicali, perché grazie agli afroamericani che da schiavi diventano poi padroni del mercato musicale. Negli Stati Uniti nasce il jazz innanzitutto, il jazz nasce dall'incontro tra afroamericani, siciliani, irlandesi, tedeschi. Il jazz nasce, pochi lo sanno, il jazz nasce nelle chiese, perché tutti questi strumentisti per sostentarsi andavano a suonare il gospel. Poi appena avevano ricevuto la paga se ne andavano nei peggiori locali, pub di New York e cominciavano a improvvisare. Così, cos'è? Quindi il jazz già è la fusione di tanti popoli, di tutti gli immigrati europei e africani che sono negli States. Ma non solo, vedi, anche la musica che noi abbiamo conosciuto attraverso i greci era una musica che arrivava sempre dall'Africa, per cui strumenti a percussione, strumenti, diciamo, che facevano parte di rituali che si ritrovano però nella polis, per cui una musica che arriva dalle tribù si rielabora nella polis greca, al servizio, diciamo, dell'agorà, della piazza. Le polis erano delle nuove strutture. Per noi è facile vivere in una città, ma all'epoca invece portava a degli scontri drammatici che venivano spesso diluiti, dissolti, risolti dalla musica. La musica ha avuto sempre, diciamo, il ruolo di chiarificatrice, di paciere all'interno di una comunità. E così è successo per noi. Noi abbiamo, grazie, diciamo, al mondo globale, abbiamo conosciuto una musica che stava in Giamaica ma arrivava dall'Africa. È arrivata dall'Africa, pensa, con le navi negriere. Altra cosa bella, per esempio, pochi sanno, i giamaicani hanno i dreadlocks, sapete, queste treccine? Perché le hanno assunte, le hanno imparate dagli indiani dell'India, perché si ritrovavano su queste navi negriere portoghesi, no? E stavano a contatto Con gli diverse indiani del culture. Gange, ecco perché poi la religione del Rastafari, il Rastafaresimo, anche se è abramitica, perché diciamo deriva dalla religione copta, quindi re Salomone, eccetera, eccetera, si avvale anche di strumenti che non sono propri della religione cristiana, dell'esperienza abramitica. La meditazione. La meditazione invece è qualcosa che ritroviamo nello yoga, che ritroviamo nelle religioni indiane. Il Rastafaresimo, diciamo, è proprio il prodotto di questo sincretismo che si è costruito proprio nelle navi negriere. Poi vedi, dalla Giamaica arriva sino a noi, perché Bob Marley? Vedi, noi ci siamo innamorati di Bob Marley perché in fondo ognuno di noi si sentiva un Bob Marley. Per noi del Sud, ascoltare le canzoni di Bob Marley significava anche incarnarle, viverle, perché Bob Marley si sentiva
diciamo, ancora un africano disprezzato da una certa cultura del Commonwealth. Ricordiamo che Bob Marley nasce anni prima di noi e nasce in un'isola che è ancora colonia inglese, con tutto quello che comporta essere colonia e colonizzato. Bob Marley, tra l'altro, il padre, Bob Marley non è né bianco né nero, perché il padre è un guardiacaccia inglese che mette incinta una donna giamaicana e poi la abbandona. Per cui lui si porta dietro proprio questo dramma, lo scontro tra colonizzatore e colonizzato. Non solo, pochi sanno che Bob Marley, essendo Rastafari, oggi i Rastafari vengono accettati in tutto il mondo, ma negli anni in cui Bob Marley era giovane, i Rastafari in Giamaica pigliavano mazzate, perché appunto in una colonia inglese non sopportava religioni che non fossero, diciamo, riconosciute dal Commonwealth. Tipo il protestantesimo, evangelici il settimo giorno, avventisti, tutte queste cose. Già i cristiani venivano tollerati, i Rastafari non ne parliamo. Bob Marley, attraverso la musica, diciamo, sdogana questa religione. Per noi, vedi, tutti questi messaggi li vedevamo come se Bob Marley difendesse anche le stanze delle persone del sud, come se fosse, diciamo, difensore dei Sì, terroni. c'era un'immedesimazione. Sì, lo abbiamo amato come fosse un Nelson Mandela. Per noi, diciamo, faceva parte, era un salentino come noi, perché insomma sentivamo che le sue canzoni facessero parte anche della nostra esperienza. E ci siamo messi nei suoi panni, abbiamo cercato di seguire la sua lezione e fare sì che la canzone diventasse un canto di liberazione della nostra gente, della nostra terra. Abbiamo parlato di Salento e Giamaica, adesso parliamo di Giamaica e Salento. Come hanno preso i giamaicani e in generale il mondo esterno questo vostro mix di cultura? Ma con stupore, perché ci sono stati tanti giamaicani che sono venuti qui nel Salento per fare i loro concerti e poi al contrario siamo stati noi invitati in Giamaica a cantare. I giamaicani spesso si meravigliano, cioè consideriamo che poi la Giamaica è un'isoletta non più grande della Puglia, una piccola isola alla fine, per cui spesso a loro sfugge di mano la dimensione che ha la loro musica nel mondo, l'impatto che ha. Sicuramente sanno che Bob Marley è stato, diciamo, uno dei massimi esponenti della loro cultura, poi c'è stato, come dicevamo prima, Shabba Ranks negli anni 90, oggi invece c'è Sean Paul, c'è Shaggy, diciamo, che fanno conoscere la Giamaica in tutto il mondo. Però insomma loro erano curiosi che la cosa che è piaciuta di più ai giamaicani è che comunque noi hanno capito che noi cantiamo nel nostro dialetto, perché anche i giamaicani non cantano in inglese, i giamaicani cantano in patois. Sapete, no? Tra le lingue che si sono create, che si sono mischiate, quindi c'è il creolo che è il prodotto delle lingue francofone con le lingue Fantastico. africane e il patois invece giamaicano che è appunto un incrocio tra la lingua inglese e le lingue ancora afroamericane. Per cui loro, quando hanno capito che cantavamo in dialetto, gli è piaciuta questa cosa. Cosa significa anche? Dal punto di vista sociologico, cantare in patois, cantare in dialetto, significa appartenere, diciamo, al popolo, quindi fare musica popolare. E dove popolare non deve essere, diciamo, un aggettivo dispregiativo. Anzi, oggi come oggi, diciamo, anche il mercato, vedi, una ventina di anni fa, la musica per supplire a questa denigrazione che veniva fatta nei confronti della musica popolare, inventò il termine world music. Quindi diciamo una categoria presso cui raccogliere tutte quelle musiche che sfuggivano alla classificazione del rock, del jazz, del blues, della new wave, eccetera, eccetera. Quindi già il mercato aveva capito che era importante questo brand e bisognava venderlo, dargli un nome e si inventò la world music. E noi siamo inseriti, diciamo, abbiamo un doppio casellario, abbiamo il casellario del reggae ragamuffin e quello della world music. La world music è quella musica che diciamo, ha dato una ventata di freschezza alla musica, ricordando anche da dove arrivano il jazz, il blues, il soul, il funk. Gli ultimi 200 anni comunque parlano africano. Da quando nella musica è arrivato il ritmo, la batteria, ci hanno ricordato da Sì. dove arriva la musica. C'è stato invece un periodo in cui la musica, soprattutto quella da camera, quella istituzionale, dal barocco in poi, faceva a meno molto volentieri del ritmo della batteria, però tuttavia nelle piazze, nella musica popolare, il ritmo è sempre fatto da padrone, anche perché il ritmo fa ballare e catarsi e voglia di incontrarsi, vivere e ballare insieme. Stiamo facendo dei viaggi dall'Africa alla Giamaica, all'Italia, al Salento.
Ecco, ritorniamo nella nostra terra. Quanto è importante il messaggio della cura, del nostro territorio nelle vostre canzoni e nella vostra passione per la musica? Ma guarda, la cura del territorio è importante, anche perché noi siamo Sud Sound System. Noi, durante la nostra attività, nonostante noi cantiamo sempre per la nostra terra, amiamo la nostra terra, ci siamo accorti che noi del Sud odiamo la nostra terra. E la musica deve essere anche un gesto di redenzione nei confronti di questo peccato originale che noi cittadini del Sud ci portiamo dietro. Sono tanti i motivi, ma soprattutto storici. Noi odiamo il Sud perché noi abbiamo perso al sud. Vedi, purtroppo l'Italia è stata fatta nel peggiore modo possibile, dalla peggiore famiglia. Penso che dare la possibilità ai Savoia di unire l'Italia sia stato uno degli errori storici più atroci dell'esperienza storica europea e italiana. Anche perché venne fatta sotto la prospettiva di creare una repubblica. Invece arrivarono questi regnanti e imposero un altro regno, tolsero davanti i Borboni. Potremmo parlarne bene o male dei Borboni, comunque tolsero davanti i Borboni per poi mettere Savoia, quindi hanno fatto tanto casino a vecchio. L'Italia è stata unita con una guerra atroce, a come siamo noi del Figurati. sud. Sì, sarebbe bastato dire: guarda, sediamoci a questo tavolo, stappiamo queste bottiglie e parliamone. Invece sangue, da quel giorno siamo diventati terroni, siamo diventati meridionali, siamo diventati poveri. Vedi, questa narrazione altro non fa che amplificare all'interno delle nostre coscienze la sensazione di essere perdenti. Chi perde, chi fa una competizione e la perde, e perde sempre, porta ad odiare la competizione, ad odiare il battlefield, quindi il campo di battaglia ove si è tenuta la competizione, e a trasmettere al prossimo questo odio. Ecco perché le nostre campagne sono sporche, ecco perché buttiamo le carte dal finestrino, ecco perché non abbiamo un senso civico e un rispetto per gli spazi comuni. Anzi, la cosa assurda è che quando noi del sud andiamo in Svizzera al nord ce ne guardiamo bene dallo sporcare. Ecco perché lo facciamo ben volentieri nella nostra terra, perché noi odiamo la nostra terra. La nostra terra ci ricorda le nostre sconfitte, la nostra terra ci ricorda che siamo considerati male, siamo considerati inferiori. Bene, dirselo finalmente, questa cosa, dirsi questa cosa, capirla questa cosa, ci deve portare in un percorso di redenzione culturale. Vedete, i traumi, alcune malattie si combattono con le medicine, altri traumi si combattono con la narrazione. Dichiararsi, sapere chi sei. E già diciamo, avere cognizione di se stessi è la miglior medicina. Per cui la canzone e la cognizione, diciamo, del territorio, capire il territorio. Vedi, noi ultimamente diciamo, cantiamo La mia terra è bella, Lusalento, cioè, già è qualcosa, ma non basta. È un inizio sicuramente. Sì, però può diventare una facciata presso cui nascondersi e far finta di Bisogna essere parlare con i fatti, guariti. bisogna parlare con i fatti. Sì, no, no, bisogna proprio affrontare con consapevolezza questa cosa. Noi nel Sud odiamo il Sud. Dobbiamo riappropriarci della nostra terra, imparare ad amarla e non soltanto cantarla e decantarla, ma avere rispetto per la terra. Ecco perché le nostre battaglie contro l'Ilva, che però sta a Taranto, ma i suoi fumi arrivano nel Salento, contro Cerano, contro la TAP, contro i veleni che hanno ammalato le campagne e hanno permesso lo sviluppo, la diffusione della xylella, ma non solo. I primi ad ammalarsi nel Salento erano anche i contadini. Io mi ricordo che i nostri nonni chiamavano i veleni che buttano nelle campagne la medicina. Tutte sostanze cancerogene, come il Rogor, Paraguat, come il glifosato. Vedi, oggi un cantante arriva a parlare di questo perché si è informato e le diffonde al territorio, ma siamo stati costretti a parlare di questo perché ci accorgevamo che nella nostra terra c'era qualcosa che non andava. E queste cose, diciamo, l'arte, la cultura deve farsi carico di tutte queste tematiche, soprattutto quando c'è poi un mondo della stampa che è istituzionalizzato. Dove le istituzioni spesso non vogliono dare certi messaggi perché potrebbero far paura, ma preferisco questo tipo di paura alla paura provocata invece dall'ignoranza e dal far finta di non vedere i problemi. Sicuramente questo è un problema importantissimo e nonostante sia ancora molto rilento il processo di miglioramento del Sud, voi avete iniziato questo percorso e mi chiedo com'è possibile che dal reggae e dal ragamuffin si sia tornati alla tradizione, quella che è la pizzica. Fa parte sempre di questo processo di consapevolezza dell'importanza del Sud.
del ruolo del sud all'interno Sì, dell'Italia. perché diciamo il ruolo che ha avuto la pizzica e la taranta, vedi, la pizzica e la taranta era un rituale collettivo catartico, permetteva per cui alle persone, alle classi meno agiate, di partecipare alla vita sociale e di manifestare il proprio essere, esistere. Vedi, nel periodo del Medioevo, così come erano costruiti i villaggi, c'era la classe dirigente, quindi il feudatario, e i lavoratori, gli operai, i contadini che invece erano sottomessi a un certo tipo di potere, erano esclusi anche, diciamo, dalla vita socio-economica, per cui si lavorava per sopravvivere e per mangiare. Questo contesto di privazioni da parte dei ceti meno abbienti, ancora non era nata la borghesia, tutte, diciamo, queste privazioni e questa negazione all'esistenza era colmata appunto dalla taranta e dalla musica. La musica significava dire io esisto, io ci sono. Un'espressione dei popoli. Sì, ancora una volta la musica, vedi, ecco perché poi su Sound System e reggae hanno ripreso quella tradizione. Perché il Sud in quegli anni, quando siamo nati noi, rischiava di scomparire, o peggio ancora, rischiava di omologarsi alle richieste, alle forzature, diciamo, quelle forzature operate da una certa società che voleva omologare l'Italia, appiattendo tutte le I differenze. dialetti in Sì, generale, le stai dicendo? differenze proprio culturali. Sì. Una cosa bella, una delle cose più belle dell'Italia è le differenze. Abbiamo, diciamo, delle zone molto belle che per gli amanti come me del cibo lo puoi anche riscontrare nelle varie ricette. L'Italia è una delle nazioni che ha più brand di formaggi, abbiamo più vini della Francia, abbiamo più paste di tutte le altre nazioni, non solo gli spaghetti. Vedi, tutta questa ricchezza deve farci capire che facciamo parte di una diversità, di una complessità talmente enorme che è meravigliosa. E conservarla invece, come abbiamo fatto noi con il dialetto e come è stato fatto in tante parti altre poi dello stivale, ha dato, diciamo, ricchezza e consapevolezza. Non bisogna, diciamo, convincere tutti a pensarla in un certo modo, bisogna invece spingere persone a incentivare e a sviluppare la propria propensione, le proprie specialità, cioè ognuno si deve specializzare. Poi un po' tutti l'hanno capito, l'ha capito anche l'industria, mentre prima l'industria voleva standardizzare, perché comunque l'industria ama standardizzare. Il prodotto standardizzato, anche vedi l'abbigliamento, se è unisex, un'industria spende di meno a Sì, produrla. assolutamente. Ci mette di meno, ecco perché. E invece no, porta più ricchezza oggi come oggi, anche perché il digitale ha annullato anche le catene di montaggio. Oggi implementare dei prodotti seguendo, diciamo, creando dei pre-manufatti e poi, diciamo, assemblarli in modo diverso, questo oggi lo rende possibile. Così come nell'informatica tu puoi prendere delle form e assemblarle per avere un software. No? Già è pronto il materiale, basta che prendi quello che ti serve. Diciamo, nell'industria, ma anche nella cultura è così, per cui mi sono allontanato. No, no, stiamo andando bene. Ora, quello che fate adesso, in questo momento, si può definire, quindi girare per le scuole, sensibilizzare i ragazzi al nostro territorio, si può definire il vostro massimo successo o c'è qualcosa che è ancora di più? Guarda. Per noi andare nelle scuole significa anche mettere a disposizione le nostre esperienze e soprattutto far capire che ci sono cose che non siamo riusciti a fare. Credo, ritengo che il nostro storytelling nelle scuole abbia un valore nel momento in cui forniamo degli strumenti, cioè proprio li apparecchiamo e voi vi rendete conto di cosa è stato fatto, ma soprattutto di cosa non è stato fatto, perché ci sono tante cose che non siamo Che non riusciti a siamo riusciti a fare. fare e che non riusciremo a fare. E qui dovete intervenire voi, anche perché voi avete a disposizione dei nuovi strumenti. Quello che interessa a noi è che ci sia uno sviluppo nel territorio. Voi siete, dal punto di vista generazionale, i nostri figli, e chiaramente tutti i genitori nutrono delle speranze per i loro figli affinché facciano di meglio. Siamo anche consci che i figli a un certo punto devono distruggere quello che hanno fatto i loro genitori, e noi non aspettiamo altro che la vostra generazione distrugga quello che abbiamo fatto noi, faccia tabula rasa, in modo tale da poter ricostruire qualcosa di nuovo. E poi via dicendo, deve succedere questo, perché invece siamo convinti che essere conservatori, cioè consegnare alle generazioni che vengono a venire qualcosa che è stato già fatto e darle in uso, non è una cosa bella. Le nuove generazioni devono avere campo libero.
tabula rasa, e costruire un nuovo mondo. Quindi la nostra narrazione sia soltanto un esempio. Noi vi abbiamo raccontato come abbiamo fatto noi a fare di qualcosa di povero e di bistrattato come il dialetto il nostro business, e raccontare come il nostro business non solo ha giovato a noi ma anche a tutto il territorio. Il nostro storytelling, lo Sulle Mare Lugliento, oggi viene ripreso da aziende che operano nell'enogastronomico, nel turismo, nel servizi, nel terziario. Quindi per farvi capire che nulla è impossibile, e a volte le cose piccole che sembrano insignificanti invece hanno un grande valore, soprattutto economico. Grazie mille. Senza volere ha anche citato delle frasi di Cosimo De Giorgi che dà il nome alla nostra scuola, quindi portare in alto quella che è la nostra tradizione per costruire un futuro migliore. Grazie mille. Grazie ancora. Ricordate, il miglior futuro è la tradizione.